Ciao a tutti, io sono Nelirfa e oggi parliamo di Craftopia. Ma prima vi invito a mettere un bel mi piace a questo video e fare le vostre domande qui sotto. Naturalmente, se ancora non l'avete fatto, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e attivate tutte le campanelle. Dunque, allora, ragazzi, questo gioco Craftopia, appunto, si chiama così, è un nuovissimo gioco d'azione di sopravvivenza multiplayer realizzato in Giappone. Ha combinato molte funzionalità che trovo molto divertenti, come per esempio la caccia, l'agricoltura, l'hack and slash, la costruzione e l'automazione. Questo gioco, come vi dicevo prima, è un survival, si trova ancora in Early Access e lo possiamo giocare sia in modalità single player che in multiplayer. Dunque, ragazzi, devo dire che questo gioco al momento lo trovate soltanto in lingua inglese, credo anche giapponese, ma credo che non sia proprio il caso. Come potete notare, ci sono poi delle missioni da poter svolgere e ogni missione dà determinate ricompense, quindi va anche a sbloccare nel momento in cui andiamo a craftare alcuni oggetti, altre nuove ricette. Dunque, poi ci sono i dungeon da affrontare all'interno di questo gioco. E tantissimi, tantissimi, devo dire, oggetti da andare a craftare. Ovviamente dovete andare poi a raccogliere le risorse e costruire la vostra città, chiamiamola così, o quantomeno la vostra base. Si possono anche catturare gli animali, tamare gli animali. Come potete vedere qui dal video, inizialmente avrete a disposizione delle mucche, delle galline, quindi otterrete da esse sia la carne che il latte, per poi andare a craftare altre risorse, tra cui anche il cibo. Un sistema di, come potete vedere qui, alla fornace di andare a fondere i minerali, quindi anche il mining presente. Un sistema di vendita all'interno del gioco col market, vedete questa bancarella e comunque tantissime, ripeto, possibilità di andare a costruire anche degli appezzamenti terrieri, fare il farming, coltivazioni, quindi tantissime cose. Devo dire che ho guardato un po' velocemente, vedete che c'è tantissima roba da poter andare a craftare. Ovviamente il mondo è infinito, potete anche spostare e cambiare mappe, ci sono tantissime isole. Visto così, comunque ancora nel dettaglio, non vi saprei dire, ma comunque, a primo sguardo è un gioco ricco di cose da poter fare. Dunque, ragazzi, ora andiamo a parlare di prezzo, quanto ci viene a costare questo gioco? Allora, su Steam, se lo acquistate direttamente sulla piattaforma, vi viene a costare circa 20 euro, però esiste anche la possibilità di poterlo acquistare e vi consiglio di andare a utilizzare il mio link che metterò in descrizione su Instant Gaming, avrete un ulteriore sconto e lo pagherete circa 16 euro. Qualcosina in meno di 16 euro in questo momento. Poi chiaramente ci possono essere eventuali altri sconti in altri periodi dell'anno. Dunque, altra nota importante, dove lo possiamo giocare, ossia su quali piattaforme troviamo questo gioco. Allora, su Xbox One, Xbox Serie XS e Microsoft Windows, ma è presente anche da poterlo giocare su Android. Dunque, ragazzi, io l'ho provato un pochettino, come vi dicevo prima, è ricco di cose da poter craftare, si trova ancora comunque in Early Access, però comunque ha anche un buon prezzo, quindi ve lo consiglio, per chi ama questo genere di giochi, naturalmente. Ok, per oggi è tutto, ho presentato anche Craftopia, se avete delle domande, come vi dicevo all'inizio, fatemi qui sotto nei commenti. Ciao a tutti e alla prossima!